Ciao bimbi, sono Francesca, la cuoca dell'asilo nido di Cassino. Oggi per tenervi compagnia ho deciso di farvi vedere come si fanno le polpette di fagioli per farle insieme con mamma. Allora, innanzitutto abbiamo 400 g di fagioli, un pizzico di sale, 300 g di pan grattato, 30 g di parmigiano. Allora, prepariamo una teglia dove ci mettiamo un foglio di carta forno e iniziamo. Prendiamo i fagioli, li frulliamo. Mentre frulliamo aggiungiamo un pizzico di sale. Dopodiché prendiamo il pan grattato di parmigiano un altro pizzichetto di sale e giriamo il tutto. Se ci accorgiamo che si attacca ancora un po' sulle mani, aggiungiamo un altro po' di pan grattato. Dopodiché prendiamo una quantità di impasto e faremo le palline, cioè le polpettine di fagioli. Ecco qui bimbi, insieme a mamma facciamo tante palline in questo modo. Ecco qui. Fatto le palline, insieme alla mamma accendiamo il forno a 200 gradi e le inforniamo per circa 20 minuti. Ecco pronte le polpettine di fagioli, una volta infornate sono buonissime da mangiare. Ciao a tutti, bimbi, alla prossima ricetta!